Ciao amici, bentornati qui sul mio canale YouTube per un nuovo episodio di Spicchi di Cinema. Oggi abbiamo anche la sigla, avete visto come siamo avanti? Infatti per questo ringrazio il mio buon vecchio amico Spini che mi ha dato una mano, anche perché ancora con gli effetti speciali non sono proprio un grande professionista, ma bando alle ciance! Oggi abbiamo veramente una grandissima ospite, niente po' di meno che, cioè, udite, non so neanche, anzi devo leggerlo per non sbagliare a dire qualcosa di sbagliato. Cavaliere dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana, cioè raga, c'è solo il nome, è complicatissimo, comunque una personalità pazzesca, e infatti oggi c'è con noi Marta Pagnini. Ciao Marta! Ciao Farid, grazie per la presentazione. E siamo solo all'inizio, perché adesso io faccio vedere, mi sono dovuto prendere appunti sul mio quadernino, perché è giusto che a Cesare si dia quel che è di Francesco. No, scherzo. Poi alla fine potrei raccontare qualche retroscena di come sei stato in difficoltà nel pronunciare questo cavaliere al italiano. No, è pazzesco. Però, ragazzi. Dai. Allora, mi sono dovuto appuntare tutto quello che è un riassunto su di lei, perché è veramente una campionessa plurimedagliata, pluripremiata, con mille riconoscimenti, e giustamente io non voglio sbagliare. Quindi, per riassumere, Marta Pagnini è un'ex ginnasta, capitana del... si può dire capitana al femminile? Si può dire. Capitana della nazionale italiana di ginnastica ritmica, abbiamo già detto cavaliere dell'ordine al merito della Repubblica Italiana, membro del corpo sportivo dell'aeronautica militare, è stata, sentite, wow, attenzione, allora, qua devo leggere proprio perché sennò sbaglierei, allora, bronzo olimpico a Londra 2012, due volte campionessa del mondo, più di 60 medaglie internazionali, attualmente allenatrice e giudice internazionale. Bam! Cioè, cioè ragazzi, un applauso lo faccio a te perché sei stato veramente bravo, non era facile. Io non so, cioè io veramente mi sento quasi a disagio ad ospitare una personalità così importante, nulla togliere ai miei ospiti precedenti, però sono tutti dei pirla come me, miei amici di macarellate. Invece tu, cavoli, sei veramente un personaggio pazzesco e sei innanzitutto sei la prima personalità femminile ospite nel mio programma nuovo, perché è un format appena nato comunque, e soprattutto la prima plurimedagliata. È felice di essere qui, è un onore mio. Grazie mille infatti per aver accettato l'invito, però vabbè, non siamo qui per parlare molto di sport, anche perché mi sentirei a disagio, cioè più che altro per la tua reputazione, parlare di sport con uno che è palesemente uno antisportivo, cioè voglio dire, io sono un gran sportivo, ma della domenica sul divano a vedere le partite, vedere il basket eccetera eccetera. Però beh, quello, Farid, giusto, bird watching è quello degli uccelli, evitiamo gli uccelli, insomma, volatili. Esatto. No, però siamo qui per parlare di cinema, insomma, e quindi cominceremo a parlare di cinema, ma io volevo farti una domanda prima di cominciare, perché mi incuriosiva troppo. Voi sportivi siete sempre accorpati, cioè sempre sportivi olimpici accorpati a una forza armata, e appunto vedevo che tu facevi parte o fai parte, ti chiederò sì, se sei ancora all'interno dell'aeronautica militare, e sta cosa, parlando di cinema, a me ovviamente subito mi ha riportato in mente Top Gun, cioè quindi ho detto caspita, ho trovato la mia Maverick. Allora, quando le persone scoprono che facciamo parte dei corpi militari, le reazioni sono due: perché? Oppure quindi guidi gli aerei. Già, queste sono le due cose. Beh, direi che la domanda, sono tutte due reazioni normalissime. La domanda del perché è una domanda alla quale rispondo volentieri. Non faccio più parte dell'aeronautica militare da ormai un anno e mezzo. Quindi non ti devo più chiamare signor sì, signora, aviere. Tipo. Aviere capo, ora non più. Però diciamo che le forze armate permettono agli sportivi come me, gli sport chiamati purtroppo minori, di avere un sostegno economico, che per noi è importantissimo, perché ovviamente noi
ad esempio della ginnastica ritmica, ci alleniamo 9 ore al giorno, tutti i giorni della settimana, 11 mesi l'anno e non abbiamo uno stipendio. E Cioè, è quindi entrando pazzesco. a far parte dell'aeronautica militare riusciamo ad avere un salario normale, ma che comunque per noi è È fondamentale e che ci certo. aiuta ad andare Ma avanti. Quindi ringrazio ancora l'aeronautica per tutti gli anni nei quali mi ha supportato in maniera importante. è una cosa, è una battaglia che io faccio da sempre, anche sui miei social, no? Per questa calciocentricità che abbiamo nel nostro paese, no? Tutti gli altri sport sono considerati minori. Ma perché deve essere considerato minore uno sport come appunto la ginnastica ritmica, o piuttosto che il basket, piuttosto che il baseball, il football? Insomma, gli sport sono belli, non è brutto considerare minore o non minore. Purtroppo viviamo in un paese in cui il calcio prende tutta l'attenzione della popolazione, quindi. Vabbè, però Purtroppo è così. quando hai parlato, mi hai detto che tu sei aviere, allora mi sei illuminata la lampadina. Qua parliamo, siamo a spicchi di cinema, parliamo di cinema. E quindi ho detto, allora forse più che Maverick potresti essere un po' Leonardo DiCaprio, tipo in The Aviator. Ma perché non potrei essere una donna, scusami? Ma no, è vero. No, vabbè, non è per quello, C'è perché qualcosa che non mi stai dicendo? Effettivamente non c'è stato un protagonista, cioè almeno non mi viene in mente su due piedi un film in cui c'è un'aviatrice femminile. No, anzi, aspetta, aspetta. Film con aviatrici femminili. In Una notte al museo 2, con Ben Stiller, il secondo è girato a Washington e vanno anche al museo delle forze, delle Air and Space Museum, si chiama, che fa parte dello Smithsonian, tra Sì, l'altro ci sì. sono stato anni fa, bellissimo. E c'è anche il cameo, una piccola parte di questa ragazza che è stata la prima aviatrice donna, forse della storia, o forse la prima che ha fatto, adesso Ok. non mi ricordo bene, ma che ha attraversato Sei tu l'oceano in aereo, l'esperto. insomma. Quindi una c'è, mi è venuta in mente, ma ce ne saranno altri, quindi anzi chiediamo ai nostri amici su YouTube di scriverci qua nei commenti, a voi vi viene in mente un'aviatrice femminile o un film dove ci sia protagonista un'aviatrice femminile? Sì, per favore, così farei smettere di paragonarmi a un uomo, che non è carino. Vai, vabbè, andiamo avanti. Allora, adesso cominciamo a entrare nel vero, nel dentro di spicchi di cinema e cominciamo con le domande. Sai, io ho delle domande che faccio sempre, canoniche, uguali a tutti i miei ospiti, quindi sono domande Ok, semplici e sono facili. pronta. Marta Pagnini, dimmi, che rapporto hai con il cinema? Cioè, adesso parte gli scherzi, che rapporto hai con il cinema? Nel senso, sei una persona che ama andare al cinema in quanto luogo, quindi a vivere l'esperienza del cinema, e se anche cinema inteso come ve la visione dei film, che quindi potrebbe essere tranquillamente a casa, con i tuoi amici, il tuo partner, la tua famiglia, insomma, che rapporto hai con questo fantastico mondo? Allora, andare al cinema mi piaceva, ormai parlo del passato perché sono mesi e mesi che purtroppo non ci possiamo andare, però mi piaceva moltissimo, ci andavo spesso e è una, diciamo, attività che ho mantenuto sempre negli anni. Sai, ci sono quelle cose che vanno a mode, che fai quando sei piccola, poi non fai più quando sei adolescente, poi li cambi, poi la riprendi. Invece il cinema è rimasto costante, da quando ero piccola fino ai giorni d'oggi l'ho sempre mantenuta come attività, settimanale, quasi settimanale direi. Quindi mi è sempre Caspita, piaciuto beh, molti. ottimo. Sì, mi è sempre piaciuto moltissimo e mi piace andarci con il mio ragazzo, con la mia famiglia, con le mie amiche, è veramente indifferente. Poi ovviamente in base a che film si sceglie di guardare, però per me è sempre stato bello non solo il guardare il film in sé, ma proprio anche tutta l'esperienza, no? Quindi proprio l'essere dentro al cinema, secondo me, è sempre emozionante in qualche modo. Il vedere i film è un qualcosa che preferisci fare al cinema, preferisci fare a casa? Nel senso, hai una preferenza o. Di norma preferisco farlo al cinema. Poi dipende anche dal Ok. genere di film che devo guardare, però solitamente preferisco guardare un film al cinema, sicuramente. Questa è una Lì. cosa che divide tante persone, cioè molte persone mi rispondono anche che preferiscono vedere film, ma un po' per pigrizia, un po' per altro, preferiscono vederli a casa, non al cinema. Quindi. Sì, no, a me piace molto vederli al cinema, cioè la mia preferenza è vederli al cinema. Spesso un film che mi è piaciuto particolarmente l'ho visto magari 2 volte al cinema e mai più in televisione. Un film tipo Avatar l'ho visto 2 volte al cinema e non l'ho mai più visto poi in televisione a casa, no? E se dovessi Qual è il film riguardarlo che hai vorrei visto più riguardarlo al volte al cinema. cinema? Penso quello, secondo me, le 2 volte non l'ho mai superate, però penso proprio a Avatar al cinema, 2 volte. Ti posso confidare un segreto? Vai. Non l'ho mai detto pubblicamente.
Praticamente Titanic, non so se tu di che anno sei, se non sbaglio sei 91. Più piccola di me, quindi ok, è brutto chiedere la classe di una ragazza, ma sei talmente giovane che in questo caso nessuno si scandalizzerà. E allora, tu sei 2 anni più piccola di me, quindi non so se tu l'hai visto al cinema, perché eravamo piccoli, io mi ricordo avrò avuto... L'ho visto al cinema, sì, come no? 97, è uscito mi sembra nel 97, io nel 97 avevo 8 anni. E io Titanic credo di averlo visto almeno 4 volte al cinema, 8 anni. Perché quell'anno cioè questo quasi me ne vergogno fra un po', però quell'anno c'era proprio era scoppiata la mania di Titanic, no? Quindi c'erano le interviste delle persone che intervistavano quella che l'aveva visto, aveva vinto il Guinness World Record perché l'aveva visto tipo 50 volte al cinema, c'era la gente io l'ho visto 10, io 30. Io non è che facevo la gara, è che la storia del Titanic mi è sempre piaciuta e mi ha colpito sempre tantissimo, è una cosa a cui proprio non so come mai mi ha sempre toccato molto, e ovviamente grazie al film, perché prima del film non ero a conoscenza. E quindi la prima volta che l'ho visto lo vidi con mia sorella e mio padre, una delle pochissime volte in cui sono andato al cinema anche con mio padre, perché poi i miei genitori sono separati, mio padre vive dall'altra parte del mondo, quindi tutto un po' complicato. E poi l'ho visto con i miei compagni di scuola, un'altra volta mi sa che l'avevo visto con tipo una mia fidanzatina dell'epoca, sai quei primi amorini elementari, e poi un'altra volta non mi ricordo con chi, però mi ricordo che l'ho visto 4 volte, ed è la prima e ultima volta in cui ho visto un film più di una volta al cinema. Ma anche perché poi li compro in DVD, me li rivedo a casa e... Chiaro, bisogna anche dire che un tempo i contenuti non erano così fruibili come ora, quindi una volta che l'avevi visto al cinema, brava, poi bravissima, cioè prima che uscissero in VHS, esatto. Perché poi c'erano i VHS all'epoca, dovevi aspettare 6 mesi, quindi mezzo anno prima di poterlo rivedere, esatto. Per non parlare in televisione dopo 2 anni andava. Sì, assolutamente. Vabbè. Comunque, questo era un aneddoto di cui non avevo mai parlato pubblicamente, e quindi adesso ho colto la palla al balzo. Bene, ragazzi, vabbè. Potete pure insultarmi qui sotto nei commenti, oppure potete dirmi quante volte avete visto un film al cinema, anzi, qual è il film che avete visto più volte al cinema e quante volte qua nei commenti. Passiamo alla prossima domanda, che ovviamente è una domanda parecchio scontata, ma cara Marta, qual è il tuo film preferito? Allora, il mio film preferito si chiama Nuovo Cinema Paradiso, è un film molto vecchio e... Non lo conosco. Non lo conosci? Vedi? Vado a googlare subito. Vai subito a googlarlo. È un film che ho visto anche quello da piccolina, perché semplicemente la motivazione è molto banale, no? Perché il mio primo, secondo forse, esercizio di ginnastica con la palla, che poi è diventato il mio cavallo di battaglia quando ero piccolina, aveva quella musica. E quindi ho voluto guardare quel film, che poi ho scoperto avere una storia bellissima. E proprio parla proprio di cinema, tra l'altro. Parla proprio di un cinema, no? E c'è una storia d'amore. È dell'88. Esatto, vecchissimo. E c'è una storia d'amore collegata, però insomma si basa sulla storia di questo cinema fisico, no? E l'ho trovato bellissimo, cioè oltre ad emozionarmi per la colonna sonora, che poi è anche la musica del mio esercizio, ho trovato proprio bella sia la storia, sia la parte, diciamo, educativa, sia la parte di romanticismo, e quindi alla fine è diventato il mio film preferito, e poi che ho visto poi più volte nel corso degli anni. Ancora ogni tanto vado su YouTube e metto qualche spezzone, perché è proprio un film che sarà anche collegato a un bel ricordo per me, per carità, però secondo me è un bellissimo film. Beh, sto guardando adesso su Google e ho capito perché non lo conosco, perché purtroppo io sono molto ignorante, lo ammetto, sul cinema italiano, quindi la cinematografia nostrana, ed è un film italiano addirittura di Tornatore, quindi uno dei nostri, esatto, migliori registi, e candidato ha vinto un Oscar al miglior film in lingua straniera, caspita. Cioè, quindi è un film comunque, sicuramente, ora ti ringrazio, sicuramente andrò a sopperire a questa mia mancanza, e anzi invito tutti ad andarlo a vedere se non l'avete visto, perché se lo dice Marta vuol dire che è un film che merita. Beh, Marta, ma a questo punto io ti chiedo subito la domanda successiva, che un po' si collega anche a questo forse, cioè quali sono i 2 film che tu consiglieresti da vedere, cioè che anzi non che consiglieresti, che secondo te sono i 2 film assolutamente da vedere almeno una volta nella vita?
Che potrebbe tranquillamente anche essere, in uno dei due, potrebbe essere anche quello che hai appena citato. Allora, sono molto confusa su questa domanda perché in base al mio mood, in base all'età, vedo un film e dico, ah, questo è uno dei miei film preferiti, sì, questo bisogna vederlo assolutamente, questo è un film che merita. Poi dopo un anno cambio idea e dico, no, no, è questo, capito? Quindi sono molto combattuta sul rispondere a questa domanda. Però Giusto. oltre a Nocina Paradiso, che è chiaramente è il mio film preferito, quindi assolutamente consiglio di vederlo, Ok. ti rispondo con un film che penso abbiano visto un po' quasi tutti, che però cioè, mi ha segnata in un certo senso, comunque mi ha... cioè, secondo me è importante vederlo, soprattutto durante nel periodo di crescita di una persona, che è un film famosissimo, che è Il Gladiatore. Perché dico questo? Perché io quando ho visto quel film, Fantastico. quando ho visto quel film, io venivo da un'istruzione prettamente scolastica, quindi conoscevo la storia romana o comunque antica sui libri. La parte più cruda, la parte più emotiva e più di storie personali di quell'epoca non la conoscevo e c'erano anche meno video di adesso, c'erano meno strumenti, quindi mi sono resa conto di un altro aspetto della storia guardando quel film che mi ha profondamente emozionata, che mi ha profondamente fatta arrabbiare, mi ha profondamente, insomma, è stato veramente Giusto. un film importante per me. Guarda, mentre tu parli mi sono alzato Infatti, perché dove va? ci tenevo. ci tenevo perché insomma, ogni volta lo dico e poi dopo sembra che lo dica tanto per dire. Gran film che io ovviamente ho anche in DVD, ragazzi. Il Gladiatore Io ce l'ho. è un signor film, Io ce l'ho. cioè chiunque non abbia visto questo film, a mio avviso, meriterebbe un posto riservato in qualche girone dell'inferno. Cioè, non si può parlare di cinema senza aver visto questo capolavoro, soprattutto se siamo italiani. Cioè, voglio dire, è un film hollywoodiano, ma che parla un po' della nostra civiltà, quella dell'impero romano, di come, della tradizione dei gladiatori, una tradizione un po' sadica. E soprattutto. Boh, io Russell Crowe, me lo ricordo, cioè, non so se succede anche a voi, ma io quando uno dice Russell Crowe ha fatto una marea di film, anche lui super riconosciuto dalla critica come un grande artista, ma io quando parlo di Russell Crowe la prima cosa a cui penso è Il Gladiatore. Massimo Decimo Meridio. Ovvio, ovvio, certo, quello Cioè, è. è la prima Sono cosa a cui d'accordo penso, con ma te. è vero? E poi proprio la scena che adesso non mi ricordo come faceva, però diceva: "Io sono Massimo Decimo Meridio, figlio di non so chi, cugino di sua madre, nipote del cugino di", tutto questo modo, però bellissimo. Poi meno male che oggi non c'è più questa tradizione che quando uno si presenta deve dire tutta l'albero genealogico, perché Veramente, e sennò anche uno ci mette curriculum, eh? venta. Esatto, ti immagini? Conquistatore Ciao, sono di... Farid, figlio di quello, cugino di quello, nipote dell'altro. Vai che. Vabbè. vero, vero. Comunque, beh, ottimi, ottimi due film che sicuramente. Penso, spero che abbiate visto tutti. Qualora, no, a parte il nuovo Cinema Paradiso, che non l'avevo, io per esempio non l'ho visto e quindi recupererò. Insomma, andrò. Che se qualcuno non avesse visto Il Gladiatore, mi raccomando, recuperate. Ma siamo arrivati alla penultima domanda. E in questo Assolutamente. caso però son molto curioso di sapere quale sia la risposta. Cioè, qual è, cara Marta, il film che più ti ha influenzato nella tua vita? E perché no, visto che tu hai avuto una carriera sportiva, professionale e agonistica importantissima, magari se c'è un film che ti ha influenzato fin da piccola ad avvicinarti, a farti appassionare magari a questo mondo. Se c'è, se no, un film che ti abbia influenzato in particolar modo, che abbia cambiato qualcosa magari nei modi di fare, di vedere, vivere, insomma, all'interno della tua persona. Allora, essendo appunto la ginnastica uno sport sul quale, ripeto, purtroppo non hanno fatto molti film, anzi nessuno, c'era un cartone animato, ma niente di più. Il Sì, cartone animato qual era? Lo Hilary si ricordi? chiamava, proprio Ah, un non lo cartone conosco. giapponese, sì, che tra Ok, l'altro un è manga. scomparso quando ero piccolina io già, quindi proprio un cartone molto antico, sì, un manga. Ok. A parte questo, quindi diciamo che mi Quando hai medesimavo, detto mi molto ritrovavo. antico, mi sono immaginato che lo guardaste te e Cleopatra. Cioè, ho detto perché è molto Perfetto, sì. antico.
io e Cleopatra insieme, cioè grandi amiche. E no, a parte questo, quindi io diciamo che quando ero piccolina mi immedesimavo, mi ritrovavo molto nei film che parlavano un po' di danza, no? Quelli ce ne sono tanti. Certo. E tra i tanti film, tutti molto belli, quindi più, tra virgolette, leggeri, quindi basati su storie d'amore, storie di vita, un po' più, diciamo così, average, quello che più mi ha segnato e influenzato è un film che è un po' triste, però veramente è molto profondo, secondo me è anche un bellissimo film, che si chiama A Time for Dancing. Ed è un film che parla di questa ballerina che è molto promettente, poi a causa di un brutto male è costretta, cioè prova fino in Ok, fondo a, però insomma è segnata da non questo spoilerare nulla, male. mi raccomando. No, 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 no. Mi ha profondamente influenzato, comunque mi ha profondamente colpita questo film, proprio perché ho visto in questa ballerina, in questa atleta, perché anche le ballerine sono in tutto e per tutto atlete, la voglia, la passione per quello che stava facendo. Cioè, in tutto il film si evince chiaramente la forza di volontà, la passione, la dedizione verso la propria disciplina, che anche chi sta intorno a lei non riesce a capire. È un po' quello che ho sempre sentito io, no? Cioè, sin da quando ero piccolina, perché non Certo. vieni in gita? Perché non vieni ai compleanni? Questa mia dedizione verso lo sport, che molti magari non riuscivano a capire, e in lei, nonostante tutto quello che le accade, l'ho vista chiaramente, quindi mi ha spinto Certo. a anche magari a superare alcuni momenti, prendendo proprio esempio anche della sua forza. Beh, devo dire che è una bellissima motivazione e è un film che non conosco, A Time for Dancing, giusto? Quindi Due su due, me lo Farid, andrò a cioè. recuperare. È già il secondo, esatto! Cioè, non mi è mai successo siamo solo all'inizio di questo format, però è la prima volta che cioè, scattano due film che io non abbia mai visto in un'intervista. Siamo arrivati all'ultima domanda, la domanda più difficile, la domanda proprio in cui ti dovrai scervellare, dovrai riflettere e pensare ore e ore prima di potermi dare una risposta. Cioè, cara Disperata. Marta, tu al cinema sei più team popcorn o team caramelle? È una domanda facilissima, perché io Ok. odio, sono penso una delle pochissime persone su questo pianeta che odia le caramelle. Non mi piacciono. Non mi piacciono i Incredibile. marshmallow, non mi piacciono le caramelle gommose, non mi piacciono quelle lunghe, cioè non mi piace nessuna, non so neanche come si chiamano le liquirizie, niente, non mi piacciono le caramelle, non mi sono mai piaciute. Invece amo i popcorn, le patatine mi piacciono, ma Ma i bomba! cioccolatini, gli M&M's adoro, ma le caramelle proprio no. Ok, Cioè, quindi abbasso le caramelle. Marta è sicuramente anche sponsorizzata dall'Associazione Dentisti Italiani, visto che le magari, caramelle le magari, guarda, bannate. sarei Beh, bene, ricca no, ci adesso. sta. Va bene, no, vabbè, Team Popcorn ci sta, o M&M's, vabbè, non è adivi, ovviamente, lo sottolineo, ma sei team gialle o quelle marroni? Quale, Gialle tutta la vita. Gialle ti dirò. scusa? Gialle, ah, Gialle, però ti gialle. dirò che ci sono anche dei gusti che in Italia non abbiamo che mi fanno impazzire, tipo gusto brezel o gusto popcorn, cioè delle cose incredibili, anche quello Pazzesco, buone. no, Gusto burro di non le ha mai assaggiate arachidi. quelle? Ah, cavoli, ma sai che tutte le volte che sono andato a New York, ogni volta che vedo al M&M Store le gialle, io proprio mi ci vorrei mettere così sotto No, no. al Vai sulle rubinettore e rosse, aprire la fidati. bocca e fare, ah, tipo Homer sotto la birra. Fidati, rosse al burro di arachidi, la fine del mondo. Appena riuscirò, ci le proverò, insomma. Bravo, bravo. Meritano, Bene. meritano. Meritano bene. Ma Marta, niente, siamo arrivati alla fine. Io non posso fare altro che ringraziarti tantissimo per la tua Ma disponibilità. Sei grazie stata gentilissima per essere stata qui con noi, qui con me, il sottoscritto, il mio ego e tutti loro che ci guarderanno. E spero di vederti presto, appena questa pandemia mondiale finirà. Magari ci vediamo un film all together. Organizzerò un incontro per rivedere tutti i miei amici e vediamo un film tutti insieme. molto volentieri, sono già là, vedo l'ora. A Ti mando un abbraccio grande, ciao Marta! te, ciao.